Poi ci faccia continuare il nostro mestiere, grazie. Bravo. Uno di voi, noi ci impegniamo a riportare le vostre posizioni. C'è stata una sorta di incursione di numerosissimi operai che hanno capito che qui c'era questa conferenza stampa, sono entrati di forza, sono tanti, non è stato possibile fermarli, hanno invaso la stanza, la conferenza stampa è stata interrotta ovviamente, non si può andare avanti. E si attende forse l'intervento della polizia perché quei pochi uomini che c'erano qui non hanno potuto tenere gli operai che sono entrati di forza praticamente, e quindi come vedete la stanza è invasa di gente, spintoni da tutte le parti, è difficile muoversi, un caldo infernale. Non stiamo facendo una conferenza stampa ristretta, non stiamo parlando con nessuno, stiamo cercando di capire qual è la situazione migliore per proseguire. In queste condizioni non è possibile, ok? Quindi se i signori che sono entrati dalla porta poco tempo fa vogliono lasciare qui due persone, noi continuiamo. Se no dobbiamo smettere. No, non ci sono le condizioni. Se volete lasciare due persone va benissimo, se no mi dispiace, abbiamo terminato qua. Questo è. Ecco, sentite, praticamente i lavoratori non si convincono che in queste condizioni non è possibile continuare la conferenza stampa e quindi non vogliono lasciare il centro studi dove sono entrati con la forza, e credo che se non si convinceranno la conferenza stampa verrà sospesa. Ci sono ancora problemi, come vedete sta arrivando un po' d'aria, lasciamo un po' di spazio, c'è caldo, c'è qualcuno che sta avendo un malore, anche il nostro operatore purtroppo. Non so se riusciremo ad andare avanti ancora con questa diretta.